Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo mio nuovo video su YouTube. Come avete letto dal titolo, oggi sono qui con la recensione, tra molte virgolette, dell'Apple Watch Series 7. Tra virgolette perché questa sarà più che altro una mia opinione sull'utilizzo che ne ho fatto in questi giorni. Come saprete si è parlato tanto di questo Apple Watch Series 7 perché è stata un po' una delusione per tanti, a me compreso, perché i leak ci avevano un po' spoilerato un altro Apple Watch, quindi con un design squadrato, tutto schermo come effettivamente però è stato, ma appunto che alla fine però è rimasto più o meno il design del Series 6, perché abbiamo sempre un design stondato. E la delusione non nego che ci sia ancora un po', non sia passata, ma molto molto meno rispetto a dopo la presentazione. Perché? Perché questo nuovo schermo, quindi partiamo subito dallo schermo, è veramente stupendo, dà la percezione di nuovo dispositivo a differenza dell'anno scorso e anche del Series 5. Perché sì, io sono uno di quei malati che cambia Apple Watch ogni anno, ma perché banalmente è il mio dispositivo Apple preferito e quindi ci tengo, ecco, a cambiarlo ogni anno, vendendo sempre il precedente prima che vi scatenate nei commenti. E questo è il primo anno dopo il Series 4 che mi dà veramente la sensazione di avere un dispositivo nuovo al polso. Già con l'anno scorso, ma anche già dal Series 5, sì, ok, c'era qualche nuova funzioncina, ma soprattutto con il Series 6 era banalmente lo stesso Apple Watch, solo con il sensore per l'ossigenazione del sangue, che tra l'altro troviamo anche sul Series 7, ovviamente. L'anno scorso, quindi, diciamo, la novità principale era quasi il colore, che presi rosso, se ben vi ricordate, mentre quest'anno sono andato di galassia, ma poi vi parlerò dopo del colore. Quindi sì, lo schermo è tanta roba, si vede molto bene sotto la luce del sole, la luminosità è aumentata parecchio, come è aumentata la luminosità dell'Always On Display. Infatti l'Always On Display è veramente tanto luminoso e sembra praticamente quasi acceso l'Apple Watch quando c'è l'Always On. E poi il nuovo display, che è tutto quanto praticamente senza cornici, o meglio, le cornici ci sono perché ci sono, ma sono veramente molto molto risicate e sfido chiunque a fare meglio di come ha fatto Apple. Si arriverà probabilmente al tutto schermo tra qualche anno, ma ad oggi questo qui penso sia lo schermo più bello che ci sia su uno smartwatch. Questo nuovo schermo ha permesso anche di avere nuove watch face, tra cui quella che starete vedendo adesso, che è quella diciamo che Apple, con cui Apple ha sponsorizzato di più questo nuovo Apple Watch, ma già quelle che erano tutto schermo nei vecchi Apple Watch Series 6, Series 5, Series 4 rendono molto molto di più su questo nuovo schermo. Oltretutto questo schermo permette anche di aumentare molto il font, quindi potete aumentarlo molto di più rispetto agli scorsi anni, quindi ecco, se banalmente vedete male potrete vedere molto meglio, e anche le notifiche sono più grandi, ma in generale tutto il sistema operativo è molto più grande, molto più navigabile. Questo nuovo schermo poi ha permesso anche l'introduzione della tastiera per rispondere ai messaggi di default, quindi non ci sarà bisogno più di scaricare un'applicazione terza, ma ci sarà la tastiera appunto di watchOS. Purtroppo questa tastiera però per adesso è compatibile solo con la lingua inglese. Apple ha dichiarato che arriverà comunque molto presto anche in Italia, ma anche negli altri paesi, perché mi sembra per adesso ci sia solo in inglese, se non erro. Da quello che ho potuto provare, ovviamente fate errori perché essendo in inglese vi corregge le parole che non deve correggere, ma comunque sembra abbastanza fruibile. Ovviamente non è la comodità più assurda, ma se avete bisogno di una tastiera finalmente ce l'abbiamo. Quindi questo era il capitolo schermo, che è la più grande novità ovviamente di questo Apple Watch, perché per il resto è veramente molto simile al Series 6. Se vi guardate la recensione del Series 6, cambiate la parte dello schermo, avete fatto il Series 7. Non abbiamo nessun nuovo sensore, quindi abbiamo il solito ECG, il solito ossigenazione del sangue, il solito battito cardiaco, anche il fondello sotto è identico a quello del Series 6, ma una cosa che cambia è la dimensione della cassa, ovvero cambia ma non in maniera pratica. Perché? Perché tutti quanti i cinturini che avrete degli scorsi anni, mi è pure caduto uno, saranno perfettamente compatibili con questi nuovi Apple Watch Series 7. Ovviamente se avete la misura, quindi se avete quelli dei 44 andranno bene sui 45, mentre quelli che del 40 mm andranno bene sui 41. Capitolo batteria. La batteria mi è sembrata in linea con il Series 6. Io spero che Apple abbia risolto il problema della
del degrado di questa batteria, perché i Series 6 ne hanno sofferto parecchio, compreso il mio, e ormai arrivavo a fine giornata con un 20-25% di batteria, quando con questo arrivo sui 50%, massimo 40, ma ovviamente perché è nuova. E in più Apple ha finalmente messo la ricarica rapida grazie a un nuovo cavetto che avete in confezione, che è USB-C da una parte, mentre la parte che si andrà a mettere sul fondato dell'Apple Watch è in alluminio. Colore galassia, vi parlo un po' del colore perché è stato anch'esso molto discusso. Apple ha tolti i colori neutri classici, quindi il silver e il nero, in favore di questo galassia e il midnight, quindi mezzanotte. Non vi posso parlare ovviamente del mezzanotte, né tantomeno di altri colori. Vi posso parlare del galassia, e lo trovo stupendo. Secondo me è molto molto più carino rispetto al silver. È una sorta di goldino molto molto tenue, uno champagne molto molto tenue, che rimanda molto di più al silver, ma è più carino, ecco, non ha quel colore latta che avevamo prima con il silver, che a me in realtà è sempre piaciuto, ma a molte persone no. Quindi se vado sempre a prendere il silver, credo che questa volta potete andare benissimo con il galassia, perché tra l'altro è quello che si abbina molto di più ai cinturini che avete. Quindi io finalmente sto usando cinturini come questo menta, che non ho usato per un anno perché avevo il rosso, e con il rosso ci stava veramente male. Finalmente con questo qua lo posso usare. Quindi ragazzi, in realtà questa è la mia recensione. Come mi ci sono trovato? Beh, molto bene. Come vi ho detto, è il primo Apple Watch dal Series 4 che mi dà percezione di nuovo, anche se la novità alla fine è solamente quella dello schermo. Tra l'altro non vi ho parlato dello speaker, che lo speaker è leggermente migliorato, si sento leggermente meglio, ma nulla di così trascendentale. Ve lo consiglio se avete un Series 4. Se avete un Series 4 vi consiglio il passaggio, perché avrete tante belle novità, tra cui l'ossigenazione del sangue, la bussola, l'Horizon Display, schermo più grande. Ma se avete un Series 5 vi consiglierei di rimanerci, così ovviamente anche se avete un Series 6. Quindi ragazzi, secondo voi con il Series 8 avremo finalmente questo design squadrato? Fatemelo sapere magari nei commenti e ditemi se avete comprato questo Series 7. Mettete anche un like e iscrivetevi al canale. Tra l'altro sotto in descrizione trovate anche il mio codice per aprire un conto BuddyBank, in cui avrete, utilizzando appunto il mio codice, ben 40 euro sul vostro conto ad apertura conclusa del conto. Quindi ecco, se vi va di supportarmi, usate il mio link, perché a me arriveranno anche i 40 euro se invito un amico. Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video.